Ma il cibo dovrebbe essere convivialità, dovrebbe essere. Io sono, torniamo sempre a dire che da quando c'è la televisione, tutte queste cose ci hanno fatto veramente staccare da quello che era la tavola, la famiglia intanto, no? La famiglia, io quando ero un ragazzino, la televisione incominciava i primi programmi, tra l'altro molto belli perché ricordo delle pièce di teatro fantastiche, no? Adesso non so, io non vedo mai più niente, forse perché non guardo la televisione. Ma come idea è importante e stare a tavola bene con delle persone amiche. No, trovo che è bello passare la serata, quasi quasi il cibo non conta nemmeno più, no? Perché alla fine è bello stare assieme. Prima, se lei pensa, adesso le dirò una frase micidiale di Seneca, parliamo di cos'è, 2000 anni fa, è una dimostrazione che il cultore dice: ti lamenti di tante malattie, conta quanti sono i cuochi. È terribile. Pensa 2000 anni fa già Seneca. Ma sì, perché purtroppo il livello del cuoco non è il livello che si presume. Un giorno disquisivo con l'amico Ermanno Olmi, disquisivo dicevo, come esiste l'orecchio assoluto? Per me esiste il palato assoluto. Io ho una donna che sta con mia moglie, una georgiana, tutto quello che fa è perfetto. Perfetto, buono, semplice, con i sapori rispettati, no? La semplicità. Per me questa è il palato assoluto. La cucina è la più grande delle arti, perché comprende la scienza. Ma è vero, la cucina è scienza. Il cuoco fa chimica intuitiva.